Eccolo, buon lunedì amici ed amiche dell'arciere Luigi Palamara. Come potete leggere il titolo di questo di questa riflessione più che video editoriale è leggo da Gazzetta che Bombino non sarebbe gradito a Cannizzaro, ma io sapevo per certo che Bombino non era gradito all'Ndrangheta. Queste sono le parole scritte sul profilo Facebook dal già senatore Renato Meduri, e non si può non fare una riflessione politica, ma anche in senso lato, che va a coinvolgere un po' quella che è la situazione attuale in città, soprattutto per quanto riguarda il centro-destra. Sappiamo delle vicissitudini processuali che sono intercorsi fra il professor Giuseppe Bombino e l'onorevole Cannizzaro. Insomma, c'è questa acredine, tra virgolette, che poi sfocia nella non gratitudine, non essere gradito al centrodestra come candidato competitor a sindaco del centrodestra, il professor Giuseppe Bombino. Quindi non è gradito all'onorevole Cannizzaro. Questo è l'articolo di Gazzetta del Sud, ma l'analisi fatta dal senatore, anche se attempato ma sempre lucido, dal senatore Renato Meduri, coglie proprio nel segno, nel senso che davvero tutti sappiamo che il professor Giuseppe Bombino, tra l'altro vive sotto scorta, non è gradito all'Ndrangheta. Che non sia gradito anche all'onorevole Cannizzaro è una spiacevole coincidenza. Quindi che l'onorevole Cannizzaro chiarisca, e chiarisca anche pubblicamente, se vuole attraverso anche i nostri microfoni, il perché di questo non suo gradimento verso il professor Bombino, che ha tutte le carte in regola per essere comunque il candidato del centrodestra. Ma sappiamo che la politica, poi in politica avere le carte in regola significa poco e significa tanto, significa nulla e significa tutto. Quindi la politica, purtroppo, noi lo diciamo ormai da anni, per chi mi segue, è scesa a un livello talmente basso che se tu ti ritrovi davanti una persona come il professor Bombino, questo ti mette in difficoltà. E giustamente dici, guarda, cioè, lo spessore sicuramente è di un altro livello, quantomeno culturale. Ha dimostrato anche col Parco Nazionale d'Aspromonte di saper amministrare. È chiaro, non ha una esperienza amministrativa a livello di comune o di città metropolitana, ma una persona intelligente, riteniamo noi, fa in fretta a imparare, comunque fa in fretta a crearsi una squadra e a dare il meglio di sé. Quindi su questo non abbiamo dubbi che il professor Bombino possa far bene alla città, o come sindaco, o come consigliere d'opposizione, insomma, comunque può far bene alla politica, non può che far bene alla politica cittadina. Per cui questo scivolone di termini, bisogna stare molto attenti, non essere gradito. Cioè, anche chi ha scritto sulla Gazzetta, Piero Gaeta, probabilmente lui avrà gli spunti e le indicazioni che gli dicono, guarda, non mi è gradito, perché essere sgradito è qualcosa che va oltre quello che è semplicemente una posizione politica. È proprio, non mi piace, sei sgradito al di là delle tue competenze, delle tue capacità, e questo non va bene. Cioè, in politica queste cose vanno superate come? Con l'intelligenza, non perché non mi è antipatico, mi è sgradita quella persona, anche se è capace io cerco di metterla da parte. Non funziona così, è sbagliato. Ecco perché noi ci ritroviamo ad avere la peggiore classe dirigente della storia, e qui faccio un po' la parodia a Massimo Ribepi, della storia politica, non solo regina ma calabrese di tutti i tempi. Hanno fatto più danni loro del terremoto del 1908. Cioè, ciao Massimo, non me ne volere, però insomma, è esagerata la cosa. E in questo caso Renato Meduri ha colto nel segno,
ha proprio stampato, proprio ha messo la lapide. La lapide è quella che è la politica regina in questo momento. Ma come? Non è gradito all'Ndrangheta? E tu dici di no, tu politico, tu onorevole, dici non sei gradito a me. Cioè, ma siamo proprio, forse c'è qualcosa che non funziona e che bisogna chiarire. Ma bisogna chiarire e chiarire sul serio, quindi non lasciar passare, perché questa è una notizia sulla quale noi staremo molto attenti, perché comunque tocca un tema molto delicato. La sgradevolezza in politica tu me la devi chiarire, perché se è solo per un fatto personale, e allora siamo fuori strada, perché la politica non è un fatto personale, la politica è un servizio. La politica non è un mestiere o una professione, è un servizio. Dimenticatevi le cazzate che vi spara Salvini, io lo faccio per mestiere, mi pagano gli italiani per fare questo. Gli italiani ti pagano per fare un servizio, non per essere un mestiere. E anche i soldi che prendi, in teoria dovresti rendicontarli e non spenderteli addosso con cinture da 1.100 euro, con vestiti da 2.000, da 3.000 euro, perché è uno smacco a quello che è il compito principale del politico, cioè fare servizio, e uno smacco anche a chi non ha i soldi per mettere pranzo e cena insieme tutti i giorni. Questa è la frecciata dell'inizio settimana dell'Arciere, beccatevela nel cuore di chi mi vuol bene, e il solito vaffanculo a chi mi vuol male. Buona giornata dall'Arciere. I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your cells till you come back around. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, and you pull the rug. I was getting kinda used to being